proprio qui di fronte a me è Parrot Bebop 2 FPV, un drone che non solo registra video in Full HD, ma che può regalarvi una prospettiva completamente nuova sul mondo grazie al visore per la realtà virtuale incluso nella confezione. Ve ne parlo tra poco qui, su Tech Princess! L'uomo ha sempre sognato di volare, purtroppo però nessuno di noi ha le ali. Per farlo possiamo sfruttare però gli ultimi ritrovati tecnologici. Non sto parlando di costosissimi aerei oppure elicotteri, ma dei più economici droni. Fino a poco tempo fa questa tecnologia era solo appannaggio delle forze militari. Negli ultimi anni però i droni si sono sempre più rimpiccioliti e sono diventati sempre più economici. Tra le aziende che si sono fatte strada in questo settore troviamo la francese Parrot, creatrice del drone che ho qui tra le mie mani. Si chiama Parrot Bebop 2 e questa, nello specifico, è la versione FPV. Ma che cosa cambia tra i due modelli? In realtà nulla, ma nella versione FPV, che sta per First Person View, ovvero visuale in prima persona, sono compresi all'interno della confezione anche un visore per la realtà virtuale chiamato Cockpit Glasses e lo Sky Controller 2. Il drone permette di catturare foto e video in alta definizione. Per controllarlo potete utilizzare l'applicazione Free Flight Pro, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, oppure il più comodo Sky Controller 2. Con quest'ultimo, pilotare il drone sarà come giocare a un videogioco. La nuova versione di Sky Controller infatti assomiglia in tutto e per tutto al joypad delle moderne console casalinghe. Se invece volete provare un'esperienza ancor più immersiva e coinvolgente, potete sfruttare il visore Cockpit Glasses. Una volta collegato allo Sky Controller 2 attraverso un cavo, non dovete far altro che indossarlo e godervi lo spettacolo da un punto di vista totalmente nuovo e mozzafiato. Se portate gli occhiali non preoccupatevi, perché il visore è stato pensato anche per coloro che hanno problemi di vista. Attenzione però, l'autonomia del drone non è infinita, così come non lo è la distanza che può percorrere. Parrot Bebop 2 può infatti allontanarsi di massimo 2 km e volare per circa 25 minuti. Insomma, progettate bene le vostre incursioni aeree. Direi che per oggi è tutto, io però ora ho un impegno importantissimo. Devo andare ad esplorare il mondo, spero solo di non combinare troppi danni come al mio solito. Voi nel frattempo, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità tecnologiche, andate a visitare il nostro sito www.techprincess.it. Ciao!